Nella cornice innevata di Vinovo, la Juventus vuole farsi il regalo di Natale chiudendo con un successo contro il Malmo il girone di Youth League. I bianconeri sono già sicuri del primo posto, ma sappiamo che vincere aiuta a vincere. Le motivazioni non mancheranno, tenendo in considerazione il fatto che contro gli svedesi è arrivato l'unico pareggio di questa prima fase. Fischia Simovic e allora si parte, iniziata Juventus Malmo, valevole per la sesta giornata della fase a gironi di Youth League. Maressa, bella l'imbucata per Sule, la posizione regolare, entra in area Sule, fa tutto con il suo sinistro, lo fa bene, calcia, deviazione, calcio d'angolo per la Juve al sesto minuto. A mettere in mezzo questo pallone chiamando uno schema. La palla è in mezzo, è interessante, attenzione anche al colpo di testa tentato da Perez, palla che finisce larga di poco alla sinistra di Senko. Premia il taglio di Maressa che entra in area, prova poi con il destro, palla che finisce di poco larga alla sinistra di Anderson. Maressa punta, Lindman mette poi in mezzo questo pallone, diventa buono per Cherry che non sbaglia, è un cecchino Leonardo Cherry. Al ventesimo minuto la Juve passa in vantaggio e sale a quota 16 punti in classifica. Bangula è molto bravo a servire Maressa, pallone che sembrava innocuo ma in realtà poi è bravo Cherry ad approfittare dell'incertezza difensiva. Malmo che prova subito a scuotersi, a reagire con Bjerkebo che prova a calciare, Senko però si accovaccia a terra e lì pronto e la fa sua. Cherry allarga bene sulla corsia di sinistra, attenzione poi alla conclusione tentata da Maressa che si era spostato da quella parte. Attenzione a questa bella palla per Bangula che va con il sinistro, va in porta e alla sua prima presenza in Youth League firma anche lui il tabellino. Al trentesimo minuto la Juve è avanti 2-0. Taglio straordinario a far fuori tutta la difesa del Malmo e poi freddo come il clima di Vinovo sotto porta Bangula e 2-0 per la Juve. Ora con il sinistro si ritaglia lo spazio poi per servire ancora Maressa, che palla di Sule e poi Anderson respinge questo tiro cross di Maressa. Che bel triangolo ancora della Juve, arriva sul fondo Rui, mette in mezzo un pallone interessante, Cherry non ci arriva Della Valle, palla che finisce però sul fondo. Azione per il Malmo, attenzione che entra in area con Bjerkebo, Senko gli dice di no e salva il 2-0 e arriva il duplice fischio di Simovic sul brivido finale di Bjerkebo. Doratiotto va via benissimo, Doratiotto pensa alla conclusione, lascia partire il sinistro, debole e centrale, ma che bella idea di Doratiotto. Bella palla di Ledone per Cherry, Cherry, due volte il nome di Leonardo Cherry perché al 59esimo minuto è ancora una volta letale e batte Anderson, Juve 3, Malmo 0. Assist sublime di Nicolò Ledone, tutto il suo talento, ecco il primo pallone di Angelé e che pallone per Sekularak che arriva davanti alla porta, calcia Sekularak, risponde Anderson e poi ancora la conclusione di Mbangula, si salva il Malmo, ma che palla di Angelé. Attenzione a Bjerkebo che entra in area, ancora Bjerkebo riesce a calciare molto bene battendo Senko e quindi il Malmo accorcia le distanze al 71esimo minuto trovando il gol del 3-1 e il suo quarto personale. Scappato molto bene alle spalle dei difensori bianconeri Bjerkebo che poi molto freddo questa volta spiazza Senko. Rui, Doratiotto entra in area, va a terra, calcio di rigore per la Juve. Prende la rincorsa Doratiotto. Parte Doratiotto, risponde Anderson, ma alla seconda conclusione Doratiotto mette dentro il pallone del poker. Al 78esimo minuto la Juve è avanti 4-1. Primo gol in Youth League per Giulio Doratiotto. La direzione del pallone Anderson, ma sulla respinta non ha potuto nulla, freddissimo Doratiotto con il destro, non è andata bene con il sinistro, è andata bene benissimo con il destro.
semicorto perché si va da Rui che calcia con il sinistro. La palla è ancora buona e c'è ancora un altro salvataggio. Incredibile, Juve vicina al pokerissimo. Attenzione a Björkvist che prende la mira, calcia con il sinistro. Stava per venire fuori un gol straordinario da parte di Björkvist. Palla che va vicina al palo alla destra di Senko. Vaomic sul secondo palo, la palla è per Strydonk, non ci può arrivare, ma va bene così perché arrivano i tre fischi da parte di Novak Simovic. La Juve vince anche quest'ultima partita della fase a gironi di Youth League.